poi andiamo avanti. Roberto Chito, il quotidiano. Antonio Esposito, oltrepress.com. Buonasera a tutti, grazie a Michele Martulli alla regia, Aldo il cameraman. Bene, come dicevo, non potevamo partire subito con il pokerissimo, la prima vittoria, come dicevo, in Lega Pro del Matera, dopo tre pareggi con la Paganese, Juve Stabia e Lecce, è giunta la prima vittoria che tutti aspettavano e che il sottoscritto aveva pronosticato venerdì come due fisso secco. Ed era anche se incazzato, un po' arrabbiato, ma anche Roberto era convinto di questa vittoria, vero? Io te l'avevo detto, una partita che si vince assolutamente. Abbiamo visto il Messina nelle altre partite e poi mi sembrava questa grande squadra superiore al Matera. Il risultato è un risultato che ci può andare anche stretto, visto che abbiamo avuto tantissime palle gol anche nel secondo tempo, abbiamo sfiorato più volte la sesta rete, però l'importante era vincere. Abbiamo anche risparmiato energie in vista della partita di Catanzaro. Dopo che penso tu chiudi il primo tempo sul 5-0, penso che poi devi anche avere rispetto della squadra. Ma non so, Mimmo, forse il rispetto... No, rispetto anche perché, bisogna anche tutelare le energie, gli infortuni, quindi giocare una partita. Speravo che si sbloccasse anche al Valuro. Ti favo per lui, per quelle due palle che ha avuto, speravo che una almeno la mettesse dentro, però va bene, è un risultato che sognavamo, sì, pensavo di vincere la partita, però non con questo risultato. Ottima prestazione, però non abbiamo fatto niente. Mancano ancora tantissimi punti all'obiettivo della salvezza, rimane la buona prestazione, è solamente il punto di partenza verso altre partite, altre prestazioni, perché abbiamo una settimana difficile, mercoledì abbiamo il Catanzaro, domenica abbiamo la Lupa Roma. Ne parleremo dall'avversario della Matera, la seconda trasferta consecutiva, mercoledì alle ore 20:45 allo stadio di Catanzaro, la capolista insieme ad altre squadre. Ci sono quattro squadre: Casertana, Cosenza e Benevento, Salernitana e Lupa Roma, quindi a 9 punti. Quindi allora, ne parleremo prima di parlare, quindi io è l'unica pecca che ho, quindi quello che mi dimentico gli sponsor, mi dimentico sempre gli sponsor. Quindi voglio ricordare gli sponsor di questa trasmissione: Soft Creation, Via della Scienza 28, zona Pipe a Matera, Enoteca Vino e Dintorni, Via Ridola 32 a Matera, e Planet Wind, centro scommesse, Via Dante a Matera. Quindi Planet Wind 365, appunto in Via Dante a Matera, che grazie a loro possiamo anche contribuiscono a pagare qui la sede del Matera Club Saverio Columella. Bene, allora, prima di partire subito io aggiorno tutti, anche perché so che tutti comprano il quotidiano, insomma, le riviste sportive, però è giusto anche per chi non ha questa di entrare su internet o di vedere i giornali. I risultati della quarta giornata: Aversa Normanna Savoia 0-2, Benevento Foggia 2-0, Cosenza Lupa Roma 1-2, Juve Stabia Barletta 3-1, Lecce Regina 2-0, Martina Ischia 2-2, Melfi Catanzaro 2-4, Messina Matera 0-5, Paganese Casertana 0-2, Vigor Lamezia Salernitana 0-1. La classifica: Catanzaro Benevento Salernitana e Lupa Roma 10 punti, Lecce Juve Stabia 7, Matera e Barletta 6, Casertana e Vigor Lamezia 5, Savoia Foggia Regina e Messina 4, Ischia e Melfi 3, Aversa Normanna e Cosenza 2, Martina e Paganese 1. Quindi c'è stato il primo punto del Martina, vinceva 2-0 in casa, si è fatto raggiungere appunto dall'Ischia sul 2-2. E quanto riguarda i marcatori, abbiamo anche un materano con tre reti, quindi dopo che era quasi da solo, sempre insigne della regina, a tre reti troviamo Letizia del Matera, De Vena della Versa Normanna, Floriano del Barletta, Ripa della Juve Stabia, insigne appunto della regina, e Menticino della Salernitana. Bene, allora, Messina Matera.
quindi come avevi detto, insomma, non si aspettava insomma questo pokerissimo da parte del Matera. Sì, di vincere ce l'aspettavamo tutti, perché era una partita, come non detto, dire ce l'aspettavamo tutti, quindi quindi perché no, adesso è facile salire sul carro dei vincitori. No, io l'avevo detto venerdì, non era così semplice andare lì, quindi della vittoria. Sì, dovevamo vincere la partita perché era uno scontro diretto tra le squadre che devono salvarsi. È normale che dopo è arrivata la beffa nel primo scontro diretto con la Paganese, era normale che col Messina dovevamo portare a casa i 3 punti. Sulla partita non c'è niente da dire, il Matera l'ha approcciata bene, giornata perfetta, sembra essere stato tutto facile, però secondo me è il Matera che ha reso tutto facile, perché quando si vince 5-0 una partita con Baiocco che a fine partita non si è fatto neanche la doccia, credo che i meriti sono della squadra biancazzurra, che per 90 minuti dopo aver chiuso il primo tempo per 5-0 ha tenuto alta la tensione e nella ripresa, come ho detto prima, ha sfiorato più volte la sesta rete. Quindi un applauso, sembrava tutto facile in attacco, finalmente un tiro, un gol, sembrava un tiro al bersaglio. Speriamo che questo sblocco psicologico degli attaccanti sia ben augurante anche per le prossime partite. Antonio Esposito. Sì, Mimmo, è stato un Matera esplosivo, l'ho detto io più volte durante questi 2 giorni, un Matera più esplosivo dell'Elettra. Sembrava di rivedere un po' la replica della partita del Mondiale Brasile e Germania, ma ci siamo fermati a 5, ecco, siamo stati un po' più, abbiamo avuto un po' più pietà per l'avversario. Alla vigilia, date le dichiarazioni comunque pre-campionato degli obiettivi delle due squadre, comunque ci si attendeva una partita tirata. Penso che comunque più di qualcuno abbia scommesso sulla vittoria del Matera, ma comunque era una gara che un po' tutti abbiamo preso con le pinze, poi è arrivata questa grandissima sorpresa, questo 5-0 che non si aspettava nessuno. Davvero ha sconvolto in positivo più di una realtà, oltre la nostra ovviamente. Adesso davvero che possiamo far paura a più di una squadra, ovviamente bisogna rimanere calmi, bisogna esaltarsi se vinciamo e nemmeno abbatterci qualora dovesse arrivare una sconfitta. Mi aspettavo, anzi, tu ti fai per Albadoro, ti favo anche io per lui, ma volevo tanto che si sbloccasse anche Guerra, magari si è tenuto il gol per Catanzaro, ce lo aspettiamo. Ha provato il tiro, poi si è trasformato l'assist per Letizia. Sì, esattamente, anche una prestazione fantastica di Letizia, che ancora una volta si conferma perno dell'attacco anche del centrocampo, perché più volte arretrava, più volte presente nel gioco, insomma, dette i ritmi, dette i tempi, davvero un grandissimo giocatore. Comunque ci resta poco tempo, quindi per esultare, perché la testa è già a mercoledì con il Catanzaro alle 20:45. Sì, finita la sbronza, diciamo, è finita domenica sera, sabato sera. Da ieri mattina si pensava già a questa partita difficile di mercoledì, in cui il Matera non ha nulla da perdere, perché contro una squadra che lotta per la Serie B, una squadra che lotta per la salvezza, quindi puoi solamente guadagnare. È normale che ci aspettiamo una prestazione importante, un Matera che andrà a giocarsi sicuramente la partita a Catanzaro. Il risultato può essere quello che può essere alla fine. Non è che può accadere tutto, però è importante vedere un buon Matera che riesca a mettere in difficoltà anche il Catanzaro, e poi vedremo come andrà a livello di risultato. Antonio, sì, Mimmo, illustraci un po' questo Catanzaro. Sì, è il secondo impegno della tournée sicuro calabrese dei ragazzi agli ordini di mister Auteri. Dopo 4 giornate Letizia e compagni si ritrovano nuovamente in campo, questa volta alla Nicola Ceravolo di Catanzaro, per la gara valida per la 5ª giornata di campionato di Lega Pro. E ci troviamo di fronte ai giallorossi di mister Moriero, ex bandiera del Lecce. Si presenteranno sicuramente come avversari ostici, ci si aspetta una sfida difficile se non proibitiva, anche
se il Matera sarà pronto ancora una volta, perché più di una volta siamo stati capaci di sfatare il tabù di dei bookmakers che non ci davano, perché ci davano per spacciati. Abbiamo visto il pareggio strappato in casa con il Lecce e la stessa vittoria di Messina che da parte dei bookmakers stessi era impronosticata. Al comando della classifica il Catanzaro guida con 10 punti, in virtù delle tre vittorie con la Juve Stabia, con il Martina e con il Melfi, un pareggio con il Benevento che è in condominio al primo posto con gli stessi giallorossi e basta, anche il Matera però risulta imbattuto, cioè un dato non di poco conto. È una squadra reduce dalla vittoria di Melfi, si è allenata domenica pomeriggio, si sono ritrovati, alcuni giocatori hanno svolto l'allenamento defaticante, la squadra poi si ritroverà al completo lunedì e martedì per gli ultimi due allenamenti, l'ultimo allenamento di rifinitura prima della gara. Catanzaro, come abbiamo detto, è una squadra che punta alla B, ma in Matera, come io ho già detto, pronosticato, proverà a dimostrarsi corsara della settimana, quindi io mi aspetto anche un blitz a Catanzaro, anche se onestamente è più difficile di Messina. Catanzaro che dovrebbe schierarsi con Bindi fra i pali, Daffora, Di Chiaro, Vacca, Rigione, Ferraro, Pagano, Bacciardi, Silva, Reis, Russotto e Martignano. A disposizione di mister Morera, Scuffia, Ricci, Orchi, Morosini, Maiorano, Squillace e Vanacco. Arbitra il signor Carmine Di Roberto nella sezione di Nocera Inferiore, assistenti Francesco Riviero di Ercolano e Manuel Robilotta di Sala Consilina, con l'osservatore Sergio Pititto di Vivo Valencia. Nei precedenti tra Catanzaro e Matera, tutti precedenti in C2, quindi il totale 4 vittorie del Matera, 2 vittorie del Catanzaro, 6 pareggi, quindi prevale il pareggio in 12 partite tra Catanzaro e Matera. Quindi sottoscrivi per un pareggio? No, assolutamente no, voglio la vittoria. Vuoi la vittoria? Roberto? Io sì, sottoscrivi per un pareggio. Perché a Catanzaro è come andare andare a prendere una vittoria. Sarà una partita difficile, soprattutto perché c'è il doppio impegno, vedremo la squadra come lo gestirà, soprattutto come arriverà domenica alla partita con la Lupa Roma, che è un altro scontro diretto, perché la Lupa Roma punta alla salvezza nonostante la classifica ottima che ha ora, prima in classifica, però quello sarà uno scontro diretto. Quindi io firmerei tranquillamente per un pareggio, se mi dai ora carta e penna firmo subito. Quindi. Sì, anche perché mercoledì ci sarà uno scontro al vertice, ci sarà Lupa Roma-Benevento alle ore 16 mercoledì, quindi gran bella partita. È una gran bella partita. Una sorpresa, la Lupa Roma che gioca veramente un ottimo calcio, forse è una delle squadre che gioca veramente insieme al Matera, secondo me gioca il miglior calcio della Lega Pro, e c'è Benevento che ora ha trovato la quadratura perfetta. Sta trovando risultati, sta trovando vittorie e punta tranquillamente alla Serie B. Per me è la favorita che può vincere il campionato di Benevento, come abbiamo detto più volte, quindi vedremo che partita sarà. Sì, in effetti quando abbiamo iniziato questo programma abbiamo dato tutti, ecco, il Benevento come favorita a questo campionato. Però detto anche Marotta, io ho detto anche che bisogna anche stare attenti alla Lupa Roma già dall'inizio, quindi non, poi ecco, sta confermando appunto i 10 punti in classifica, ecco, anche perché è una squadra che è rimasta quasi uguale a quella della, è vero, no? Quindi sì, pochi, sì, innesti. Sì, ma tutti i giocatori che, se andiamo a vedere il curriculum, hanno giocato nei vivai come Roma, Lazio, hanno giocato in Serie A come Tagliarol, l'attaccante, tutti giocatori esperti che sanno bene questa categoria di che pasta è fatta. Hanno vinto l'anno scorso il campionato di Serie D con, mi sa, 10-15 punti di vantaggio sulla seconda, quindi penso che può essere un'altra sorpresa di questo campionato. Poi bisogna vedere, sai come Mimmo, queste squadre possono arrivare in fondo, raggiungono l'obiettivo e poi mollano, soprattutto perché non hanno il campo, non hanno un'identità.
Credo che l'obiettivo è la salvezza, poi non facciamo lunghi programmi, commentiamo giornata per giornata e vediamo questo campionato, il più bello della Lega Pro, cosa, che emozioni ci darà. Ti aspettavi dalla doppietta di Letizia? A me? Lo speravo perché... No, sono... perché da quando ecco c'è stato il primo nostro commento, non tra virgolette, insomma, non positivo, ma non abbiamo messo in discussione il calciatore, però ecco, da allora si è sbloccato, quindi dopo che è venuto anche in trasmissione, aveva, lo facciamo vedere si era sbloccato a Castellammare di Stabia, e quindi l'unico, ecco, l'ho detto, che vorrei tanto, come diceva Antonio, che si sbloccasse è Guerra, quindi anche perché fa... anche sabato ha svolto un grandissimo lavoro, quindi fa un lavoro egregio, però ecco, gli manca il gol e penso che anche lui si sbloccherà al più presto. Comunque, dicevi... Sì, su Letizia è stato bravo a prendersi la responsabilità del rigore, perché è un giocatore esordiente come lui, nonostante come San Filippo, sull'1-0, loro in 10, hai il rigore per portare sul 2-0, ti presenti sul dischetto e dici lo voglio battere io e spiazzi il portiere. Penso che si è preso una grandissima responsabilità, sono contento della sua prestazione, sono contento per la doppietta, sta dimostrando di essere un ottimo giocatore per la categoria e credo che a Matera ci farà vedere ottime cose. Archiviamo un attimo il calcio giocato e volevo ecco sapere da te Roberto se sei informato la motivazione per cui i tifosi del Matera non sono andati a Messina. Sì, da Messina, non da quello che mi hanno detto alcuni colleghi di Messina, non ci sono stati nessun non c'è stato nessun problema per la trasferta, anche il prefetto non l'ha vietata, anzi volevano che i tifosi del Matera andassero a Messina, però senza biglietto non potevano andare. E perché i biglietti non sono fatti? Perché il circuito della lotta automatica ha sbagliato i dati, ha sbagliato l'inserimento di alcune cose, quindi i biglietti non sono mai andati in vendita. Stranamente quelli della tifoseria materana, perché a Messina i biglietti si sono fatti ed è lo stesso circuito. Ora non so chi ha fatto l'errore, perché se hanno fatto i biglietti per i tifosi messinesi credo che anche i biglietti dei tifosi materani potevano fare. Comunque la società non c'entrano niente, non potevano fare granché, perché con questi biglietti nominativi ti devi affidare a un circuito e se il circuito sbaglia i dati a due dall'inizio della partita non puoi fare niente. Purtroppo c'è stato questo disguido, speriamo che non accada più. Tra l'altro, tra l'altro stavo per aggiungere questa cosa qua. Il Messina è l'unica che si è affidata al circuito della lottomatica, invece Catanzaro c'ha il grosso 2, quel circuito che c'è sempre stato in queste prime trasferte, ce l'hanno tutte le società di Lega Pro, quindi non ci sono stati problemi, a Catanzaro si andrà tranquillamente come alle altre trasferte. Quindi c'è stato solamente questo disguido. Bene, ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Allora, l'ultimo passaggio, quindi allora, un pronostico per mercoledì. Noi siamo fatti anche per i pronostici qua, quindi non... Consideriamo che è un pronostico molto difficile questo, però io dico 2-0 per il Matera. Roberto, tu non ti sbilanci sempre, giusto? Non mi sbilancio come Antonio, sicuramente andremo lì, faremo la nostra partita, faremo un'ottima prestazione per il risultato, può essere quello che può essere. Comunque spero di vedere un buon Matera, una squadra che mette in difficoltà il Catanzaro e che riceva gli applausi del pubblico, il pubblico già lo sa a fine partita. Poi se arriverà un punto va bene, e poi vediamo, anche se arriverà una sconfitta non ci dobbiamo deprimere perché... dobbiamo preparare la partita con la Lupa Roma che sarà difficile, quindi piedi per terra, testa alta, sono le prime giornate di campionato, stiamo tranquilli. Nato Mimmo, vi ricordo in regia, vi ricordo la vittoria della Verezzi del Matera che ha vinto con i pari età del Martina Franca per 1-0 il 21 settembre, quindi un'altra soddisfazione per i colori biancazzurri, per il patrono, per tutta la piazza di Matera. Bene, io non mi esprimo sul risultato, a me piace dare il pronostico secco, per me, come ho detto venerdì scorso, io mi gioco il 2,
quindi per me è nuovamente due, quindi non perché, ma a volte io le sento, e quindi per essere così sfrontato venerdì a dire il due secco, e quindi anche per mercoledì vedo un due sulla ruota di Catanzaro. Quindi bene, allora vi do le altre gare. Per quanto riguarda mercoledì, ci sarà il turno infrasettimanale del girone C, appunto, perché gli altri gironi li hanno già fatti, quindi manca solo quello del giusto. Poi girone A, poi girone C, poi girone B. Adesso tocca. Bene, allora Casertana Cosenza alle 20:45, Catanzaro Matera appunto alle 20:45, Foggia Versa Normanna alle 20:45, Ischia Salernitana alle 20:30, Lupa Roma Benevento alle ore 16, Martina Juve Stabia alle 20:30, Melfi Vigo Lamezia alle 20:45, Paganese Messina alle 20:45, Regina Barletta alle 20:45, invece Savoia Lecce alle ore 20:30. Bene, siamo sul rush finale, quindi adesso sicuramente mi ricordo, quindi ringrazio gli sponsor, grazie a Soft Creation, Via della Scienza, Zona Pipe a Matera, Vino e Dintorni, Enoteca, Via Ridola 32 a Matera, poi Planet Wind 365, Centro Scommesse in Via Dante a Matera, a cui ho fatto gli auguri venerdì scorso a Ignazio Buggi, che si è sposato e quindi adesso si trova nel Caraibi, quindi è in viaggio di nozze. Quindi ancora un grazie ad Antonio Esposito, oltre al freepress.com, Roberto Chito, il quotidiano, un grazie alla regia Michele Martulli, grazie al cameraman Aldo, e quindi per quanto riguarda il commento della gara Catanzaro-Matera, a venerdì sera alle ore 20, sempre qui dallo studio, dalla sede del Matera Club Saverio Columella, un saluto, una buona serata da Mimmo Cinnella. Buona serata a tutti, ciao.